Ciao, se state guardando questo video probabilmente avete dei capelli terribili e io purtroppo li ho ottenuti facendo lo sfumato di L'Oreal. Non voglio togliere niente allo sfumato perché mi è venuta una colorazione bellissima della quale sono molto molto soddisfatta. L'unico problema è che mi ha seccato un po' i capelli e i miei, essendo già fini di base e con le punte abbastanza sensibili, sono diventati un po' aridi. Quindi, guardando un po' in giro, mi sono ricordata di un video di alcune settimane fa sul canale di Luxier. È una ragazza americana che seguo davvero con molto piacere e che dà dei consigli sulle acconciature ed anche sui prodotti naturali o meno da utilizzare sui capelli. E mi sono ricordata che lei aveva realizzato questa maschera totalmente naturale, quindi fatta con degli ingredienti che generalmente troviamo in casa, ed è una maschera davvero semplicissima. Io ho aggiunto qualcosina in più perché ce l'avevo, ma se voi non ce l'avete, è sufficiente utilizzare l'olio di cocco e il miele. Ad ogni modo, vi faccio vedere quello che ho fatto io. Allora, ho preso tre ingredienti fondamentali: il miele, ne ho messo un cucchiaio pieno all'interno della mia ciotolina. Dopodiché ho utilizzato un cucchiaio colmo di olio di mandorle dolci. Io utilizzo quello della Forsan, mi piace moltissimo ed è naturale al 100%. E infine ho messo un cucchiaio bello colmo di olio di cocco. Vi dico solo che sto scoprendo in questi giorni le infinite proprietà dell'olio di cocco e presto ve ne parlerò perché è un prodotto davvero multifunzionale che potete utilizzare per qualsiasi cosa, cioè è un prodotto solo che vi serve per mille altre cose, quindi ve ne parlerò presto. Ad ogni modo, l'olio di cocco l'ho sciolto in precedenza perché, come sapete, tra i 15 e i 20 gradi solidifica. Quindi io l'ho utilizzato sciolto e ne ho messo un bel cucchiaio colmo. Ho mischiato tutti e tre gli ingredienti molto molto bene, evitando che ci fossero dei grumi magari dovuti al miele. E poi sono andata a versare tutto quanto all'interno di un pentolino e a farlo cuocere, o meglio scaldare, per amalgamarlo ancora meglio, con una fiamma leggerissima, molto 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 bassa. Dopodiché, dato che c'ero e volevo una maschera davvero idratante e emolliente che mi restituisse dei capelli morbidissimi, sono andata ad aggiungere mezzo cucchiaio di olio d'oliva. Vedete una bottiglia con la stampa, ma in realtà questo olio d'oliva lo fa la mia mamma, lo mandano le olive in frantoio e lo producono, quindi è un olio d'oliva del quale mi fido al 100%, anche di più. E niente, alla fine il risultato è questa bella mistura che comunque raffreddandosi diventa ancora più solida. Io l'ho girata nuovamente, l'ho mischiata per bene e ho aspettato qualche minuto prima di applicarla. L'applicazione non è semplicissima perché comunque la mistura risulta abbastanza appiccicosa, quindi è un po' difficile da mettere sui capelli, però il risultato si ottiene, quindi se avete un po' di pazienza io vi consiglio assolutamente di metterla, di utilizzare tutta la vostra buona volontà per mettere questa poltiglia sui capelli. Insomma, sono andata a spargere tutta quanta la mistura sui capelli. L'ideale è che voi la mettiate a partire dall'alto, quindi con il barattolino andate a versare tutto quanto sui capelli. E alla fine, se avete una cuffietta, tanto meglio, andate a mettere una cuffietta perché sapete che il calore aiuta meglio i principi attivi a penetrare nel capello. Io non ce l'avevo, quindi ho utilizzato un metodo molto casalingo e mi sono ricoperta la testa di pellicola, come potete vedere dal video. So che è abbastanza vergognoso, però vi assicuro che ha fatto il suo lavoro. Ebbene, alla fine il risultato è quello che vedete, cioè ho dei capelli lucidi, districati e le punte sono molto 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 più morbide e molto più sane rispetto a come erano prima, o perlomeno così sembra. Beh, non sono impazzita, non mi sono cambiata, truccata in tempo zero, solo che ho dovuto bloccare il video perché è rientrato il mio fidanzato. Quindi oggi, il giorno dopo, finisco dicendovi che il risultato che ho ottenuto è questo risultato davvero molto morbido. I capelli sono districati, le punte comunque si sono molto ammorbidite. E ritengo che questa maschera sia davvero valida, semplicissima da fare a casa, economicissima, quindi ve la straconsiglio se non volete spendere tanto, se magari vi ritrovate i prodotti in casa e avete voglia di fare uno spignattino veloce, questa maschera è sicuramente una delle più valide che ho fatto per i miei capelli. È 100% naturale, quindi è super consigliata. Sapete che comunque anche i poveri capelli, una volta che noi li aggrediamo, poi dobbiamo andarli anche un po' a coccolare, altrimenti rimaniamo calve. E io proprio questo non lo voglio. Quindi questo era tutto. Spero che la mia ricetta vi sia stata utile. Se la rifate, fatemi sapere un po' com'è, come vi trovate. Insomma, fatemi sapere i vostri pareri, cosa ne pensate. E io vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per aver seguito il video e alla prossima. Ciao ciao!
Ciao!